Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora ragazzi, eccoci qua, anzi, ce l'avevamo lasciati qua. Siamo a poco più della metà del campionato. È finito proprio nel precedente video, proprio il giorno prima del gioco, il calciomercato, e la situazione attuale è questa. Siamo terzi con 22 partite giocate e 37 punti. Ricordiamoci che, fra l'altro, l'ultima partita fatta ci ha visto prendere una di quelle disfatte, di quelle pallonate plutonie contro il Cagliari, cioè proprio noi si è persa 4-0. Però nonostante ciò siamo ancora e siamo incredibilmente terzi. Prima stagione in Serie A per me è una cosa impressionante, cioè non me l'aspettavo mai. Comunque, il campionato è sempre lungo e vediamo un po' cosa accadrà. Speriamo di rimanere su questo andazzo, anche perché, e poi inizieremo a giocare, finisco io e sta Savi, ne dovessimo perdere due, cioè alla fine sono tutte sotto di noi, cioè nel senso quelle sotto di noi vincono, noi ne perdiamo una o due, cioè ci sorpassano molto molto agilmente. Comunque andiamo a giocare, però prima voglio un attimo, eccoci, aio, allenatore della squadra Nizza, un'offerta, no, volevo vedere un attimo la posta, sì magari c'era qualcosa. Sì, comunque no, non rispondono, lascio un po' Emilio, così, tanto per un po' di suspense. Qui tutte le osi, ok. Sì, grazie mister, non so di osa, però... Vabbè, andiamo avanti, andiamo a fare la prima partita di questo video qua, che appunto ci vedrà giocare contro il Verona in casa. Quindi niente, andiamo a giocare, guardiamo un po' cosa accadrà. Per essere corretto nei vostri confronti, tanto perché magari non riusciamo a come, chi ha cambiato giocatore... È sempre il solito, è successo. Ho cambiato le scarpe a Pereira. Cioè le scarpette perché? Perché se no, dato che io sono parecchio ceo, lo infondevo con Cerny. Perché sono molto simili, anche a livello magari di altezza, di fisicamente, rivedi Vanner Joe. E quindi ho detto, bene, cambio le scarpe. Sì, perlomeno c'ho qualcosa, c'è qualcosa che le differenzia, ecco. Insomma, comunque, dove stiamo andando a giocare? Beh, iniziamo, guarda lì che sole ti scende. Boh, beh, speriamo bene. Speriamo sia di buon auspicio. Attenzione Benassi! Rigore, non si sente mai il boato del Publio, nonostante si gioca in casa. Vabbè, comunque, Benassi, che fra l'altro mi sono scordato di dirvi che, perché non ci pensavo, sono sincero, che questa è la sua prima partita, cioè il primo esordio, non con questa maglia, perché in realtà sappiamo che appunto due anni fa Benassi giocava nel Livorno. Comunque, per quanto riguarda il calciomercato, stasera insomma è la prima partita di Benassi. Attenzione Armstrong, eccolo lì l'astronauta, la sblocca lui sul rigore. Sì ragazzi, ho passato ad essere serio, a parlare a bassa voce, a boh, esultare così, perché allora per tornare quando si fa così bisogna esultare, no? Insomma, comunque 1-0. Tornando ai discorsi di Benassi, dicevo, questo è l'esordio. L'esordio per quanto riguarda da quando si è comprato adesso, questa è la sua prima partita. Quindi niente, buono, si presenta con così, procurandoci un buon calcio di rigore. Cazzo! Boia di... Ma come si è girato, di? Ma maledetta la miseria sala, di. Ai, ai, via. Riequilibra la partita lui. Si è girato bene. Eh sì. Insomma, era uno. Finisce così il primo tempo. Si è preso gol all'ultimo. Il gol che fino adesso ha riequilibrato la partita. Cioè, fino adesso ha riequilibrato la partita. E niente, andava a farsi un tempo e... Boh, ma ha buttato giù, di maledetta la miseria. Via, speriamo ambi qualcosa. Bella roba, Cerny! Tira! 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 Eccolo! Cerny! 2-1! Subito all'inizio del secondo tempo! Ci pensa lui a riportarci in vantaggio! Tutto da solo ha fatto, lui ce l'ha questa serie, ce l'ha, è un vizio, fa tutto da solo e meno male qua alla fine quasi sempre riesce a finalizzare bene tutto ciò che crea. Cerny 2-1.
Addio, addio, addio. Maremma cane un'altra volta a sala, 2-2. Boia, che bua però si è lasciato in difesa. Cioè, sta lasciando un po' di libertà agli avversari. Infatti, ci hanno purgato come sempre. Ti pare una volta Gesù ci grazia. Ehi, sì, schiocchiti. 2-2. Sala. Mamma mia, questo era un tiro o un cross? Oddio, che si è fatto male. No, mi si è fatto male Cerny, bimbi. Maremmane. No, vieni Barella, vai. No, no, anzi, facciamo così. Il solito. Anche Pereira, vedo che è come Odegaard. Una grande resistenza. Partita da fuoracci. Erano stanchi, eh. All'inizio partita tutti, o quasi tutti, non avevano la resistenza piena. Vai Barella, senza suora, Dio buono, te. Vai Benassi! No! No! Finisce così, ragazzi, 2-2. Una partita abbastanza divertente. Che però, di tutte le volte, ci ha visto prendere il gol ogni volta che si è fatto. 1-0, 1-1, 2-0, sì, buonanotte. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Niente, sempre Sala fra l'altro. Peccato però, non so se avete visto le statistiche. Vabbè, andata così. Andiamo a fare la seconda partita del video. Prima di iniziare, quanto mi sei sbriciolato? No, 2 mesi, Cerny. Maremma canede. Quindi allora mi conviene già cambiare. Quindi metto Barella, che è almeno centrocampista, seppur il suo ruolo ideale non è quello. Però è pur sempre un centrocampista, no? Quindi andiamo a fare la prossima partita. Si va a giocare contro il Sassuolo laggiù. Madonna, ci metto la squadra stanca. Allora metto Ceccherini al posto di Sarri, Abner al posto di Angelino. E niente, diciamo sì. Anche perché non è che abbiamo da fare, cioè non è che abbiamo a disposizione tante riserve. Iniziamo. Bravo Blanco! No! Porca troia, che paura, pensavo fosse gol. Tira! Tira lì! No, non ci voglio redi, ha scoppiato così, era il palo alla traversa. Mamma mia, mamma mia, manca fino a fare il classico golonzo. Meno male, fuori e con questi rovi fra l'arte finisce il primo tempo. 0-0, però bimbi è ganza, perché è abbastanza tirata la partita. Nonostante appunto i gol per ora siano 0 da tutte e due le parti. Insomma, andiamo a fare solo tempo. Vai Armstrong, tira! No! Maledetta la miseria, canede. Occhio, eh. No, mi si è fatto male Pereira. Cambio, cambio, perché ho visto. Remma cane, da lì tutti morti, tutti morti. Chi metto? Boh, faccio così. L'unico se posso fa. Boia! Meno male ci ha messo la mano a Blanco, di. Aio! Mamma mia, cosa ha sbagliato! Meno male, di. Boia! Insomma, finisce 0-0. La partita che si meritava di perdere, sinceramente. Perché loro hanno fatto 8 miliardi di tiri in confronto a noi. Però, per quanto comunque, guardate lì, per quanto comunque mi possa un po' girare, perché è il secondo pareggio consecutivo, fra l'altro, devo dire che ci è andata bene. Quindi niente, siamo sempre terzi, stavo guardando e ora andiamo a fare la terza partita contro il Chievo. Ora ditemi voi, mi sono rotti anche Maximin e Pereira per 2 settimane tutte e due. Boh. Ora voglio vedere come si gioca, sono un po' più curioso. Non è iniziato nei migliori modi questo video, eh? No, per niente. No, piuttosto, diciamo sì. Che pare che questo Ralt comunque abbia una discreta velocità, nonostante di Fieri faccia veramente onco, no? Ok.
Quindi piuttosto mettiamolo lì. Insomma, andiamo a fare la terza partita. Iniziamo e guardiamo un po'. Mamma mia, mamma mia. Poi Ade Paloschi. Fra l'altro non mi ricordo nemmeno se fu lui che all'andata ci purgò svariate volte. Poi oh, ci sta che sia una cavolata. Che palle però Ade. Siamo addirittura sotto ora. Riuscì sì, primo tempo noioso, che fra l'altro oltretutto ci vede anche svantaggio. Poca occasione da entrambe le parti. Boh, non so cosa possa accadere nel secondo tempo. Addio, mamma mia. Meno male ci ha messo le manone Blanco e oltretutto anche il palo. Vai, vola Blanco un'altra volta. Fuori gioco, oltretutto. Oh man, che casino ragazzi, che casino. Non si riesce ad arrivare in porta facendo un'azione bellina. Ma proprio in generale, no, anzi, non si riesce ad arrivare in porta. Finisce così. Boh. Prima si pareggiava, ora addirittura siamo andati a perdere 1-0. Giusto perdere perché non siamo riusciti a fare nulla. Oh menade, tanto lo sapevo che mi portavo sfortuna per non dire merda facendo i discorsi siamo terzi, siamo di V, siamo di va. Lo sapevo, andava a finire così. Insomma, andiamo a fare la quarta partita ragazzi, ma speriamo possa cambiare qualcosa, perché qui è un disastro. Allora, si va giù a Genova, contro il Genova. Se non sbaglio siamo quarti, guardando anche la classifica. No, qui c'è Maximino e Pereira, ma non le faccio assolutamente giocare, se no mi riscoppiano. Quindi, rimetto, dov'è? Cioè, almeno, mi è andato a finire. Eccolo qui. Ralt, posto di Maximin. E poi faccio questo lavoro qui. Vai. Via, speriamo bene. Via, notturna. Guardiamo se, boh, lo so, possa cambiare qualcosa, boh. Mamma mia, meno male. Vai Armstrong. No, non ci voglio redi. Vai. Oh, eccoli Armstrong. Finalmente. Finalmente si torna almeno momentaneamente in vantaggio. Come sempre ci pensa lui, l'astronauta Armstrong. Questo è per l'altro soliti gol. Tira a giro, di va, schiocchiti. No, oh, oh, oh. Via, 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 via. Olè, vai. Finisce il primo tempo, 1-0. Parte ora che si è rischiato di prendere il gol. Per il resto, primo tempo abbastanza, diciamo, non dominato, però è giusto, siamo in vantaggio noi, ecco. Vai, schiocchiti. Un'altra volta il gol di Armstrong. Comunque, ora andiamo a farci un tempo e cerchiamo di tenere questi ritmi, ma soprattutto questo risultato B. Mamma mia Blanco! Bella parata, di bella parata. Vai Barellino! Eccola lì! Niccolò Barella, Dio! Si è sboccolato! 2-0! Boia di... via! Speriamo bene, manca sempre tanto, però sembrerebbe che, e finisco il discorso. Insomma, 2-0, Barella, ci mette la firma anche lui. Vai Armstrong, mamma mia, 3-0 addirittura, di oltrepiede, Gianna cercava di trovare il gol dell'eventuale 2-1, tutti suo quasi, e schiocchi. Ripartenza nostra. E Armstrong si è nella doppietta. Però il merito va, bisogna essere onesti, soprattutto a Ralt, che ha fatto ciò che gli pareva. Comunque un bel gol di Armstrong. Eh sì. Insomma 3-0. Partita virtualmente USA. Però almeno cambio. Dato che la situazione è questa, io quasi quasi farei giocare qualche riservona, no? Magari tanto per
Non affatica troppi giocatori. Così, a caso. I hold the chic. Attenzione! Barellino ci mette ancora una volta la firma. Ormai, diciamo, non si esulta quasi più. Però fa piacere. Pensavo fosse fuori gioco Old Chic, infatti fuori gioco così. Insomma, Barella ci mette la firma, doppietta personale anche per lui. Finisce così, 4-0. Sembrerebbe che siamo tornati a giocare sui ritmi con i quali giocavamo, o perlomeno abbiamo giocato fino adesso, tralasciando questo video qua. Ovvero abbastanza buoni per poter far punti e per poter ottenere una posizione in classifica più che dignitosa. Va 3-0, meritata, beh, meritata, vittoria clamorosamente meritata. E niente, adesso andiamo a fare l'ultima partita di questo video qua. Andiamo a giocare contro la Lazio in casa. A regola dovrebbero essere tornati ufficialmente Maximin e Pereira, sì. La squadra sembrerebbe abbia anche una condizione fisica ottimale, a parte Hernandez che è un po' giù. E niente, via. Andiamo a giocare. Insomma, iniziamo sotto l'acqua, oltretutto. Mamma mia, Blanco, che parata! Finisce sì il primo tempo, 0-0, brutto, eh? Soprattutto da parte nostra. Non siamo mai arrivati in porta, ma mai. Insomma, andiamo a farci un tempo e vediamo un po' cosa accadrà. Cazzo, ma non c'è andato nessuno. 2 ore e mezza cercando di ambiare il giocatore e mo l'ambiava. Maledetta la miseria. 1-0, chi è? Biglia, se non sbaglio. Porca merda, de. Ma quando succedono queste sì, mi fanno entrare un nervoso. È una noia nel gioacci. Boh, impressionanti. Comunque, 1-0. Pesta. Mamma mia, meno male. Manca per noi ne fanno un altro. È buona! No! Dai, ma questa era tua, Blanco, però. Potevi anche bloccare. Sei impazzito, Blanco. Niente. Come avevo previsto io, bisognava andarla a perdere. L'ho previsto chiaramente nella mia testa, non l'ho detto. E perché vedevo comunque che non mi riusciva proprio ad arrivare in porta. E la Lazio addirittura aggrediva, aggrediva, aggrediva. Infatti poi ha fatto addirittura gol. Insomma, niente, il video finisce male e se si va a vedere a parte da lì, 0 tiri, 0 tiri in porta. E dicevo, se si va a vedere a parte, se si tralascia la partita contro il Genoa, quella di prima, si vintava 3-0, per il resto è stato veramente un disastro. Ora, la classifica, fammela vedere e poi vi lascio. La classifica è questa, siamo sesti a 42 punti, che fra l'altro i punti siamo pari alla Lazio e quinta, e siamo a un punto dalla quarta alla terza, che sono Roma e Fiorentina. Che per quanto riguarda Roma, appunto, è la terza, che è zona Champions. Però niente, io credo che momentaneamente si bisogna sperare in qualcosa per andare oltre gli obiettivi stagionali, sarebbe andare in Europa League. Chiaramente non dico niente perché ho appena aperto bocca per il precedente video. Guardate poi se è successo in questo. E niente, come intanto direi che è già retrocesso, poi disastro. E niente, quindi il video finisce qua, come vi ho detto prima. Un attimino voglio vedere contro chi andremo a giocare la prossima, contro la Sampdoria che se non sbaglio è terz'ultima, o perlomeno è nelle zone basse. E quindi niente, detto questo, arrivo alle conclusioni. Conclusioni come sempre sono queste, vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di rimettere se volete, anzi di fare queste 3 cose, ovvero in primis di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto di iscrivervi al canale, così che rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Intanto vi è venuta la classifica marcatori, che fra l'altro vede ancora Armstrong a primo a 17 gol, e
a 5 dal secondo che è Mandzukic. Niente, almeno bello si può essere contenti. Via, detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.